Bentrovati al nostro spazio informativo dedicato al territorio del Pordenonese. In apertura la sanità, perché l'amministrazione comunale di Pordenone oggi ha incontrato l'assessore regionale Riccardi per fare il punto sui prossimi lavori per il nuovo ospedale. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha incontrato oggi l'amministrazione comunale di Pordenone. Sul tavolo ci sono i progetti per completare il nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli, con i nodi ancora non risolti della viabilità e del numero dei parcheggi. La Cristina Mirante, questa mattina incontro in comune di Pordenone con l'assessore Riccardi. Cosa è emerso per il nuovo ospedale? È stato un incontro molto positivo perché l'azienda sanitaria col nuovo direttore ha ripreso in mano il master plan che era fermo da diverso tempo per vedere lo sviluppo ulteriore dell'ospedale, quindi tutta la parte diciamo che riguarda gli edifici esistenti e la loro eventuale trasformazione, che era un punto rimasto appunto fermo da diverso tempo. L'incontro è stato di ascolto, quindi abbiamo un po' espresso quelle che sono le posizioni anche dei cittadini. No? La percezione che ci sia tanto cemento, il fatto che si abbia la necessità di sviluppare ulteriormente il parcheggio, di avere più respiro, di avere soprattutto una grande area verde, un polmone verde in una zona molto densa di edificato. E quindi è stato un primo incontro a cui seguirà un secondo nel quale verranno prese diciamo, le decisioni su come procedere poi con lo sviluppo del polo ospedaliero. La priorità è quella di avere lo sviluppo di quelle che sono le attività ancora non presenti all'interno di quel progetto che è stato il progetto dell'ospedale, che sappiamo che aveva tutta una serie di grandi carenze. Gli oltre 23.000 tamponi effettuati nel 2021 incrementano il bilancio della società Farmacie Comunali FVG e portano a ridistribuire fra i comuni soci la somma di 167.000 euro. Farmacie Comunali FVG ancora in prima linea per rispondere alle nuove sfide poste dall'emergenza Covid. Nel 2021 i tamponi effettuati nei 5 esercizi gestiti dalla società in 4 comuni sono stati oltre 23.000 e hanno portato ad accrescere un bilancio già positivo che distribuirà ai comuni soci di Porcia, Brugnera, Chions e Maniago ulteriori risorse per 167.000 euro. La società, nata nel 2005 per volontà del comune di Porcia, che resta il socio di maggioranza, gestisce attualmente 2 farmacie in altrettante frazioni purliliesi, Rorei Piccolo e Palse, e 3 in altri comuni, a Tamai di Brugnera, a Campagna di Maniago e a Villotta di Chions. Guardando al 2021 e all'attuale situazione sociale ed economica, commenta l'amministratore unico Pietro Boriotti, Farmacie Comunali FVG non potevano cercare di dare la massima remunerazione possibile ai comuni soci, attraverso un canone di affidamento che nel 2021 è cresciuto in maniera significativa anche grazie ai tamponi. Questo per sottolineare come le farmacie comunali, in quanto soggetto pubblico, devono essere in grado di restituire al territorio in cui sono inserite un segno tangibile di prossimità alla cittadinanza, unendo capacità d'ascolto e servizi capaci di rispondere alle necessità delle famiglie. Questo non sarebbe possibile senza l'impegno di tutto il personale che, nonostante le difficoltà vissute, ha sempre cercato di rispondere a tutte le richieste delle persone con professionalità e capacità d'ascolto. I ricavi delle farmacie gestite sono aumentati in generale, ma è indubbio che nel 2021 abbiano visto una crescita perché nel loro totale sono composti anche dall'esecuzione dei tamponi, che hanno contribuito ad aumentare in maniera significativa quanto Farmacie Comunali FVG versa ai comuni per l'esercizio di attività. Nel dettaglio, i tamponi effettuati nel 2021 nelle 5 farmacie sono stati 23.879. Questi numeri hanno portato a un extra gettito del canone dei comuni, con la restituzione alle casse degli enti di 167.863 euro. Andiamo ora a Zoppola, dove Nomago ha aperto la sua prima sede italiana. L'azienda punta ad espandersi nel nord-est. È stata inaugurata oggi a Zoppola la sede di Nomago Italia. L'azienda di trasporti slovena continua la sua espansione verso ovest e dopo l'acquisizione della pordenonese Alibus ha scelto la destra Tagliamento per aprire la sua sede centrale italiana, con un hub strategico sulla Pontebbana per guardare al mercato del nord-est. La filiale italiana ad oggi ha un parco mezzi di 70 bus e 100 dipendenti. Zoppola sembra un po' ideale per il nostro target che abbiamo in mercato italiano, perché il nostro target è cioè regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo qui 6 milioni di abitanti. Se guardiamo il market sloveno, dove le nostre ditta che abbiamo solo 2 milioni, e poi abbiamo anche su Croazia, perché il Nomago c'entra tra Venezia e il Dubrovnik.
così un po' per il mercato italiano Zoppola ci sembrava ideale, e poi abbiamo trovato anche questo bellissimo edificio che per noi, per nostre operazioni, che per un po' di anni basta così. Come gruppo abbiamo 800 veicoli in gestione, abbiamo 1200 dipendenti e siamo su fatturato intorno a 100 milioni. Con le serate estive tornano gli incontri di astronomia sotto il cielo stellato a Montereale Valcellina a cura dell'associazione pordenonese Astronomia. Al via venerdì alle 20:30 all'Osservatorio Astronomico di Montereale Valcellina l'iniziativa Il cielo di Giampaolo, incontri di astronomia sotto il cielo stellato, in ricordo di Giampaolo Carrozzi, astrofilo e storico presidente dell'APA. Si tratta di un ciclo di 4 incontri nel mese di luglio dedicati all'attività osservativa, ma anche ad interessanti momenti di divulgazione scientifica. La partecipazione è totalmente gratuita grazie ai volontari dell'APA e al patrocinio del Comune di Montereale. Tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram dell'APA. Simone Di Daniel, consigliere dell'APA, ci introduce i temi delle serate. Gli incontri si pongono come obiettivo quello di avvicinare le persone al cielo notturno, e nel farlo utilizzeremo nelle date del 22 e del 29 luglio delle mini conferenze, delle chiacchierate, nel quale affronteremo temi come i cambiamenti climatici e il contributo che gli astronomi dilettanti possono dare alla ricerca scientifica. L'8 luglio presso l'Osservatorio di Montereale, il 15 luglio presso l'area Proloco di San Leonardo, avremo invece serate prettamente dedicate all'attività osservativa. Le persone saranno accompagnate nel riconoscimento delle costellazioni estive e potranno osservare oggetti come la Luna, galassie, nebulose e anche massi stellari. La serata del 22 luglio sarà accompagnata dalla performance musicale Ambient, proposta dai Large Audio Collider. Per seguire tutte le novità, ma soprattutto per avere informazioni sulle prossime date anche di agosto, vi consiglio di seguire la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. A proposito di serate estive, domani sera a Bibione, all'evento Al Chiaro di Lume, i testimoni del Faro si raccontano al pubblico. Si terrà a Bibione domani, venerdì 8 luglio alle ore 21, il primo appuntamento con Al Chiaro di Lume, luci e voci dal faro di Punta Tagliamento. L'evento, che si terrà all'interno del Parco Comunale in Viale dei Ginepri, è curato dal gruppo di Progetto Lume e organizzato dalla Proloco Bibione con il supporto del Comune di San Michele al Tagliamento. I protagonisti dei cortometraggi presenti nella mostra esposta al faro di Bibione, intervistati dalla giornalista friulana Anna Piuzzi, riveleranno in prima persona il perché la loro vita sia legata al faro attraverso la narrazione di eventi straordinari, di periodi indimenticabili e ricordi felici. Dalla Seconda Guerra Mondiale fino ai giorni nostri, ogni ospite darà il proprio contributo per riportare alla luce un tassello della storia del faro di Punta Tagliamento. Tra gli ospiti ci saranno Luigi Terrida, che da bambino fu testimone dello sbarco tedesco del 1945 a Punta Tagliamento, Gaspare Mascarin, figlio di uno dei faristi in servizio negli anni 60, Emanuele Zanichelli e Francesca Maiorana, lui marinaio di leva e lei giovane turista, innamoratisi all'ombra della Torre del Faro. E infine Fabio Ceppi, che vide da vicino la metamorfosi della zona faro negli ultimi 60 anni, da località sperduta a meta turistica di prim'ordine. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata su Dinese TV.